anche a chi umile d'estate, caricca di cuore e di pensiera, che mossi dalla passione per le cose belle e pranzolose, scudandosi dell'umore, della lasagna di un monecale che ancora ha butto sfogo, non traffica mulinare, delle vie scassate, arrivare in un posto felice dovuto alla generosità di chi il gran uomo degli curiali, che Dio l'abbia sempre in gloria, per vedere e sentire in dal salone degli specchi uno spettacolo complicato e intrigante, composto appositamente per noi e per tutti, dal nostro grande compaesano che stai combinando tu e stipulando di terra. Ma che una volontà camparia dello scrittore sembra conosciuto, ce lo fai ritornare per piacere. Tu devi fare il PowerPoint umano. Sembra conosciuto e tra le scritture insomma illuminante Giovanni Battista Pasquini. Traduco in italiano per quelli di sopra la linea gotica. Vorrei mettere a conoscenza, si deve la danza genovese, della storia. Chi è che c'ha l'altro foglietto? A così come la vignetta a croce, Giuliana Libra dopo quadierna fazzurri carta tenute graura, praticamente spiegandolo come fare quanta storia. Camuenza da puntona in puntona, asciata voglia la tela disegnata, conta tutte le conta, appunto, appunto, minutamente descritta, e muovendo la canna, cadendo dalla mano, lo è finito il coso del cantastorio con la canna. Abbiamo già perso. Vabbè, io ho fatto modo che potesse prima giudicare l'immagine, così capite meglio dal punto di vista del cielo, perché a volte l'immagine arriva a scrivere le parole, se non anche in italiano è difficile. Stiamo facendo proprio una cosa in famiglia, certo. È un po' buono. Pochini. Descrivi di fatto e di situazione comandandolo con una voce a tavola che non può mancare l'attenzione. Il foto con la storia ha fatto lei. Sì. Vedete qui, perché all'epoca ecco, le fiate venivano proprio trasmesse oralmente, prima dei fratelli Grimm che poi le raccolsero. Beh, e quindi vuoi metterlo, fa PowerPoint, santo giorno. È difficile quando si governa il PowerPoint umano. Ma fai vedere questa, la luce pure quello che si è scritto sopra, ma ho visto che... Questo è il grande Steve Jobs. E con una sua pratica un po' il suo motto, perché le persone che sono pazze abbastanza da pensare che possono cambiare il mondo sono quelle che realmente lo fanno. Chi se lo ritratta in un gran signore che è il grande onore vanto della terra da poco scoperta da Colombo Caccetta, chi vuole uscire dalla vita a davvero frullia ciricoccolo, casuto del regno e su un'anno sapere di fortuna del futuro. E se ci chiama la via della conoscenza, tutto quello che era visto prima e quindi siamo a posto. Vogliamo cacciare l'altra cosa? E questo si basta, sì. Quando Don Mario, della nobilissima schiatta dei minaccia, ma bussare alla taverna del Marianello spiegando la progetto che aveva in tuo cervello, assai intrigato pensare, chi sei un cagato a farlo così? Aveva bistonni non c'è musica all'istante, che ammetta fino a che stavanzeria, ma comunque sta minaccia. Pure io non sono normale. Ma dicendo, prima qua ha intenzione di arrivare, perché se sa a quando è mondo, a creatura e pazzo vanno a seconda. Opera originale del grande maestro Ciro Ruggiero. Va bene, possiamo cacciare la foto dopo e lascia stare. Una grande cantante dell'epoca, la virtuosa. Che è? Chi è? Ci stiamo a goderci sta serata. Tutto lo merita di questa signora calunnata.
Adriano Basile, che nel 1634 lui ha una roba con frate che fa scrivere l'opera e si mette un guadaterra, raccogliette tutte le carte sperse e carte e le fece pubblicare con per la giusta considerazione che lo frate doveva fare. Sul libro lo chiamai Lo Conte degli Conti, ovvero Lo Spasso del Principe. Il libro infatti viene pubblicato tramite Adriano Basile, La Virtuosa, nel 1634, due anni dopo che Giovanni Battista partì. O libra avete, aspetta, aspetta, no, la somiglianza tra fratello e sorella. Sì, è una bella tutta. O libra avete un successo tale, che si diffondette immediatamente, fu tradotto in parecchie scritture straniere, ciò mangiai in Europa. In realtà esiste un legame di Basile, anche con la penisola sorrentina. In un libro mai pubblicato, ovvero pubblicato dall'avvocato Renato De Angelis per il matrimonio del figlio, lui riporta le storie di Gaetano Amalfi, in cui ci sono racconti del Basile modificato dello stesso Amalfi. Come vedete, ci congiungiamo in questa situazione. Adesso lascio questa parte di tutti i napoletani, eccetera, per proporvi delle considerazioni un po' più serie. Voi vi siete fatti il giro del museo e incominciamo a levare quelli che sono le false credenze. Ormai noi siamo abituati a ragionare con i nostri tempi e le nostre velocità, con i nostri ritmi e le nostre capacità di comunicazione, le nostre capacità di mente.